La pace dei santi sia con voi. Il 4 agosto la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono dei parroci. Giovanni Maria nacque l'8 maggio 1786 in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì nell'agosto 1815 ad essere ordinato sacerdote. Per farlo sacerdote ci volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Ballet, parroco di Écully presso Lione. Lo avviò al seminario e lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria, appena prete, tornò a Écully come vicario dell'abbé Ballet, alla cui morte fu mandato ad Ars, un borgo con meno di 300 abitanti. Giovanni Maria, noto come il santo curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione attraverso l'esempio della sua bontà e carità, ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito. Trascorreva le giornate dedicandosi alla celebrazione eucaristica e ad amministrare il sacramento della riconciliazione senza risparmiarsi. Morì sfinito ma senza agonia, il 4 agosto 1859 alle 2 di notte. Dopo le esequie, il corpo del santo curato d'Ars, per consentire l'ultimo saluto dei fedeli, rimase esposto in chiesa 10 giorni e 10 notti. Il Papa San Pio X lo ha proclamato beato l'8 gennaio 1905. Mentre il 31 maggio 1925 è stato proclamato santo dal Papa Pio XI, che lo ha dichiarato patrono dei parroci. Additato come modello per i presbiteri dal Papa San Giovanni Vigesimo III nell'enciclica Sacerdozi Nostri Primordia, è stato ricordato con uno speciale anno sacerdotale per i 150 anni dalla sua morte nel 2009 dal Papa Benedetto XVI. Nella memoria di San Giovanni Maria Vianney vogliamo pregare per tutti i parroci con la bellissima preghiera composta dal beato Papa Paolo VI. Signore, ti ringrazio di averci dato un uomo, non un angelo, come pastore delle nostre anime. Illuminalo con la tua luce, assistilo con la tua grazia, sostienilo con la tua forza. Fa che l'insuccesso non lo avvilisca e il successo non lo renda superbo. Rendici docili alla sua voce. Fa che sia per noi amico, maestro, medico, padre. Dagli idee chiare, concrete, possibili. A lui la forza per attuarle. A noi la generosità nella collaborazione. Fa che ci guidi con l'amore, con l'esempio, con la parola e con le opere. Fa che in lui vediamo, stimiamo e amiamo te. Che non si perda nessuna delle anime che gli hai affidato. Salvaci insieme con lui. Amen. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giovanni Maria. Auguri a quanti il 4 agosto festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. E un ringraziamento particolare a tutti i parroci che sono stati disponibili e gentili verso il servizio di Televallassina.